Entriamo allora nel vivo della nostra giornata di studio e di convegno, la prolusione iniziale è di Monsignor Gianfranco Ravasi, persona troppo nota perché si debbano declinare i suoi meriti. Tutti quanti sapete che è biblista di fama internazionale, saggista con numerosi titoli al suo attivo, cura una rubrica settimanale su Famiglia Cristiana, che probabilmente molti leggono e molti consultano, e anche curatore di una rubrica televisiva di carattere religioso su Rete Nazionale. Prego, professore, a lei la parola. Il mio intervento è stato definito negli inviti di questo convegno con un termine molto sontuoso, molto pomposo persino, la prolusione. La prolusione di per sé è un intervento accademico che ha una qualità e anche un aspetto molto paludato. Invece io vorrei cambiare completamente il genere del mio intervento e senza affidarmi appunto ai percorsi di questo genere particolare che è quello della prolusione, vorrei invece parlare con molta semplicità in apertura a questo convegno per affermare poche cose. La prima è una componente che per certi versi non sarebbe quasi da considerare perché è implicita, ed è l'ammirazione che noi dell'Ambrosiana come collegio dei dottori abbiamo, lo dicevamo anche poco fa, nei vostri confronti, nei confronti della vostra comunità. Voi avete organizzato attorno alla figura di questa persona, tutto sommato anche molto schiva, che è per molti versi anche affidata e se volete anche impolverata nell'interno della storia del passato, della storia della cultura, avete voluto riservare a questa figura una celebrazione di grandissima intensità, ma anche di grande qualità, articolata secondo iridescenze, secondo modalità molto diverse che andavano appunto dalla dimensione religiosa, alla dimensione corale, sociale, alla dimensione accademica, come quella che ora si sta svolgendo. E quindi questa ammirazione è anche un gesto, un atto di ringraziamento che vi rivolgiamo, e in maniera particolare, se permettete, questo ringraziamento nasce da me, che sono il 24esimo prefetto della Biblioteca Ambrosiana. Il 17esimo fu appunto Monsignor Antonio Maria Ceriani, seguito subito dopo dal 18esimo Achille Ratti. E a questo proposito non bisogna mai dimenticare quella frase che ho voluto citare anche nella mia prefazione, quella frase che l'allora Monsignor Ratti dedicava a colui che considerava non soltanto, egli diceva, padre, ma anche qualcosa di più, maestro, e maestro in questa maniera, diceva infatti, è toccato a me di succedere minimo a un sommo. Considerava perciò se stesso un minimo rispetto alla grandezza di questa figura che effettivamente incombeva nell'interno dell'Ambrosiana, ma non solo. Voi avete sentito che attorno a questo vostro personaggio, sicuramente l'avete sentito, si era creato persino una sorta di aureola mitica, una vera e propria mitologia. Si ricorda per esempio che davanti a questo suo tavolo di studio, peraltro anch'esso diventato mitico, un giorno si accostò anche Giosuè Carducci, e non ebbe il coraggio di disturbare Antonio Maria Ceriani che stava studiando. Noi sappiamo bene quanto Carducci fosse non soltanto enfatico, ma anche fosse consapevole della sua funzione di vessillo nell'interno dell'Italia di allora. Eppure non osò. Oppure l'altro mito che viene, ma è un dato storico, naturalmente alonato, però forse anche un po' di leggenda, è quello, e che questo viene sempre ripetuto, della visita della regina Margherita, che giunge all'Ambrosiana in visita e viene data la comunicazione al prefetto Ceriani, il quale reagisce in una maniera che è proprio significativa, io penso, del personaggio,
che aveva un primo grande valore da venerare, che era quello della cultura, prima ancora dei doveri della mondanità e delle relazioni sociali. La sua risposta fu: fatela attendere che quando avrò finito verrò a salutarla. Cioè, con la consapevolezza che esistono delle scale di valori a cui consacrare un po' tutto se stessi, come egli ha fatto. Ecco, c'è quindi una grande figura, certamente voi avete voluto onorare questa figura in modo molto grande. E se mi si permette anche una battuta ironica, anche nonostante la distanza evidente del merito rispetto ad Antonio Maria Ceriani, io certamente sono convinto che nel centenario della mia morte non si farà una celebrazione così solenne come questa. L'altra piccola considerazione che voglio fare, prima di lasciare spazio al trittico degli interventi, che sono poi tutto quanto si può dire in maniera sintetica attorno alla figura di Antonio Maria Ceriani, attraverso la testimonianza di Monsignor Pasini, viceprefetto attuale della Biblioteca Ambrosiana, sul Ceriani dell'Ambrosiana, poi sul Ceriani liturgista da parte di Monsignor Navoni, poi sul Ceriani anche, tra l'altro, consigliere comunale di Uboldo, cioè fortemente coinvolto nell'interno delle sue radici, della sua patria, della sua terra d'origine. Ebbene, l'altra cosa che voglio aggiungere è semplicemente legata a una testimonianza che è obbligatoria in questo caso, viene anch'essa citata, sempre la troverete anche all'interno di questo volume, ed è la testimonianza del suo successore, il 18° prefetto Achille Ratti, che, come abbiamo detto, aveva questa ammirazione, oltre che questo affetto straordinario nei confronti del suo precedente superiore, che tra l'altro aveva passato un'intera vita nelle sale silenziose, asettiche per molti versi, dell'Ambrosiana. Era stato prefetto per 37 anni, non so se battendo tutti i primati forse, di permanenza come prefetto all'Ambrosiana. Ebbene, c'è un ritratto che Ratti fa di Ceriani, e questo ritratto merita di essere letto perché è in presa diretta, è quasi filmico, è quasi televisivo, anche perché egli lo vedeva lì ogni giorno. E allora dice: dice nella memoria che fa, mi parve nel primo anniversario della morte di rivederlo come tante volte in questi 20 anni di vita convissuta, ritto in piedi dietro quel suo tavolo ormai famoso come lui, la persona leggermente incurvata non tanto dagli anni quanto dall'abito di un lavoro assiduo, faticoso, paziente, un libro sempre in mano, proprio quella sua mano ossuta e robusta da vero lavoratore. La zimarra, celebre zimarra, sol per breve stagione da lui dimessa, scendente con bella negligenza dalle ampie e valide spalle, la calizie balzante in cespugli vivaci di sotto la modesta berretta a incorniciare d'argento quella vasta e bella fronte, quel viso in tutti i suoi tratti così fine e rigoroso, così buono ed arguto, dallo sguardo semplice e profondo, dal labbro casto ed energico. Ed ecco allora la conclusione. A noi dell'Ambrosiana in particolare, e a me in modo particolarissimo, come solo con l'assiduità e la pazienza del lavoro si semina la fondata speranza di un frutto, con quale vigilanza e delicatezza di coscienza si intendono e si interpretano tutti i doveri, come si serve con tutto il proprio tempo, con tutte le proprie forze, con tutta la propria vita a una nobile istituzione destinata al pubblico bene,
come solo con la devozione intera, nobili ideali, ci si preparano che avvenga le grandi soddisfazioni della vita. Al di là del dettato un po' rotondo e un po' complesso, c'è comunque alla fine questa nota su una figura che ha dedicato tutto se stesso a un compito, e a un compito che ai nostri giorni forse non riceve delle consacrazioni così totali ed assolute, cioè il compito della diffusione dello scavo profondo nell'interno della cultura. E allora io finisco dicendo che, come ha detto il vostro parroco in apertura, tutto ciò che si fa per far rievocare il passato non è semplicemente riprendere qualcosa di polveroso, dicevo prima, qualcosa che è simile a una foglia galleggiante sulle paludi del passato. No, è sempre qualcosa che si fa per vivere in maniera diversa, perché, diceva un grande filologo che è stato di poco posteriore a Ceriani, Giorgio Pasquali, diceva: se non si ricorda, non si vive. Ecco, voi potete ora continuare a vivere proprio perché, in modo così ammirevole, avete ricordato.